Sì, grazie, ringrazio Mura Tungani, Comune di Sorrento, Area Live, ovviamente Alfredo anche per la sua introduzione. Io faccio soprattutto l'avvocato e poi ho cercato di dare un contributo nel mio piccolo creando 2 anni fa questa associazione Music Commission, Campania Music Commission, e con le sue nostre forze stiamo portando avanti tutta una serie di progetti di valorizzazione del territorio campano attraverso la musica. Nello specifico, nell'anno scorso abbiamo iniziato un discorso e una collaborazione appunto con Sorrento, con Mura, sempre anche con Area Live, per un progetto che a mio avviso è forse quello che può meglio rappresentare il connubio fra musica e territorio, proprio le residenze musicali dell'artista. Residenze musicali che, come diceva giustamente Alfredo, l'acqua calda, diciamo, nulla di nuovo sotto il cielo, però vanno fatte. L'anno scorso iniziamo a fare un discorso che stiamo portando avanti che potesse coniugare le colonne sonore dei film con una progettualità di carattere internazionale, però declinata a Sorrento per valorizzare il territorio sorrentino, quindi in parte campano. Le residenze musicali non sono nient'altro che una possibilità di ospitare o la grande star, ma io in realtà preferirei declinarle con i giovani artisti, che si vivono un luogo, si vivono un'istituzione culturale, si vivono una eccellenza, anche un'azienda di grande eccellenza, e da lì traggono ispirazione per creare un'opera musicale che diventa una sorta di colonna sonora del soggetto che ospita e che diventa uno strumento di valorizzazione del luogo e allo stesso tempo di valorizzazione dell'artista che ha creato quest'opera, così come di tutte le professionalità che servono per realizzare una registrazione, per realizzare un videoclip. E quindi, diciamo, il merito di questa operazione è di riuscire a valorizzare tante professionalità e il territorio come attraverso la musica.